Ciao Valeria, buongiorno, chi parla? Bene, a questo punto ho la storia, ho il libretto, mi manca la musica. E così, per non sbagliare, ho pensato di coinvolgerne cinque. Cinque voci del nostro tempo, cinque anime, cinque musicisti che dovevano avere delle caratteristiche speciali. Non era sufficiente il talento, la tecnica, la sensibilità, la velocità di scrittura, ci voleva un ingrediente in più, quello più importante di tutti, ovvero sia quello di saper lavorare in squadra, la generosità, il cuore, capacità di lavorare in team, uniti per uno stesso scopo, per la scrittura della stessa partitura, ma divisi per le circostanze che stiamo vivendo in questo momento. Ebbene, adesso ve li voglio presentare uno ad uno in ordine rigorosamente alfabetico. Il primo è Federico Biscione. Oggi sono qui per parlare di cose molto importanti, molto determinanti per la storia dell'umanità, anche se questo potrebbe anche non sembrare. Soprattutto volevo parlare oggi appunto come si dice, degli ingredienti fondamentali nella preparazione del tiramisù. Il tiramisù è un. Alberto Cara. Ho sempre amato il gioco del 3-7. Il gioco del 3-7 è un gioco tra i più intelligenti che si possono fare con le carte italiane, insieme allo scopone. Christian Carrara. Trovo che dormire bene, godere di un grande, bel sonno ristoratore sia fondamentale per svegliarsi al mattino pieni di forza ed energia ed affrontare la giornata. A me Federico Goni. ti parlerò di una cosa che a me piace molto, che non è la musica, non sono altre robe abbastanza scontate, ma è il calcio e specialmente la storia del calcio. Potremmo cominciare. Marco Tarak. La peculiarità di ogni artista contemporaneo certamente è quella di vivere appieno la propria contemporaneità, di essere calato nella vita che normalmente si vive. Proprio in quest'ottica, qualunque artista contemporaneo non può non prendere una posizione netta in merito a un'annosa questione che genera ancora dei dibattiti importanti: la preparazione dell'arrosticino abruzzese. L'arrosticino Tutti insieme quindi uniti per scrivere un'unica grande partitura. Non mi rimane quindi che dirvi alla prossima, alienati. Che dici? Proviamo così.